Ed eccoci qua, cari amici, bentornati sul canale Sandro Cicali Free Energy. Finalmente arrivano i primi giorni della primavera. Finalmente è arrivata la primavera, quest'anno con un giorno in anticipo, e lo sarà per i prossimi 100 anni, tranne che nel 2054 non sarà più il 21 marzo ma sarà il 20 marzo il primo giorno di primavera. Ma al di là, diciamo, di queste cose che sono riferite al calendario, che si deve adeguare, diciamo, perché il calendario non è perfetto rispetto alla rotazione e al giro che la Terra fa intorno al Sole, quindi per adeguarsi vengono spostati i giorni, e per i prossimi 100 anni non sarà più il 21 marzo ma sarà il 20 marzo già a partire da quest'anno. La primavera è arrivata, i primi raggi di sole importanti, quelli che veramente rendono e fanno funzionare bene i nostri impianti, stanno arrivando. L'impianto è off grid ormai da tre giorni dico, perché fino ad adesso ci sono state veramente imperterrite perturbazioni continue. Al di là delle piogge incessanti in tanti periodi e in tante zone dell'Italia, c'è stato anche tanto maltempo a livello nuvoloso, quindi produzione molto bassa, e ve lo farò vedere perché nella nostra applicazione abbiamo anche l'applicazione che può essere utilizzata anche sul PC, quindi ancora più facile, più, secondo il mio giudizio, più intuitiva rispetto all'applicazione dello smartphone. Quindi l'impianto sta funzionando proprio come deve fare, proprio fa il suo lavoro, e ovviamente lo auguro a tutti di riuscire ad arrivare a questo livello. Perché vi dico questo? Perché su questo canale sponsorizziamo il fai da te, sponsorizziamo la nostra creatività, la nostra, diciamo, energia autoprodotta che possiamo riuscire a produrre da soli. E come sempre, se non siete in grado, se non lo sapete fare, non lo fate. Chi è in grado ovviamente può riuscire a realizzare un impianto semplice, pochi fronzoli, poche cose, quelle essenziali, quelle che servono. Il panorama, diciamo, mondiale, un po' di tutti, è cambiato radicalmente, quindi le nostre abitudini e i nostri consumi energetici sono più che raddoppiati nell'arco di 20 anni, perché abbiamo molti più dispositivi in casa rispetto a tanti anni fa, e abbiamo molte più esigenze rispetto a tanti anni fa, e quindi consumiamo più energia elettrica. E l'evoluzione, diciamo, la spinta sul futuro sarà sempre così, sarà sempre a salire, anche con gli adeguamenti che arriveranno nei prossimi decenni per il discorso anche dei riscaldamenti delle abitazioni, della produzione di acqua calda, che sarà praticamente tutto orientato sull'elettrico. Avremo bisogno di molta più energia da produrre, e quindi dobbiamo riuscire, dove sarà possibile, ad autoprodurcela da soli, e questo è uno dei tanti sistemi più facili, più accessibili da realizzare per poter stare, diciamo, in autonomia perlomeno per una buona parte della giornata. C'è chi riuscirà anche a staccarsi completamente, ma non tutti ce la potranno fare, ma una buona percentuale di persone sarà in grado di potersi distaccare anche dalla rete completamente. Sono obiettivi che possono essere raggiunti, ma non in tutti i casi. Ovviamente nel mio caso abbiamo un impianto che è proporzionato ai consumi, alle abitudini che abbiamo noi, ma tante altre persone avranno altri tipi di esigenze, come ad esempio l'avvento di sempre più numerose automobili elettriche che dovranno essere ricaricate con gli impianti solari. Gli impianti solari possono riuscire a ricaricare tranquillamente anche un'automobile elettrica, dobbiamo dimensionarli però in maniera molto importante per riuscire a raggiungere quei traguardi, e presto lo vedremo anche sul canale, perché andrò io anche personalmente a configurare degli impianti fotovoltaici casalinghi autocostruiti nel fai da te per ricaricare anche automobili elettriche, ma non automobili piccole, automobili importanti. Quindi lo vedremo presto degli sviluppi importanti su questo canale, sempre se questi contenuti saranno di vostro gradimento. Quindi entrerei velocemente in studio, andiamo a vedere il grafico, andiamo a vedere come funziona questa applicazione che si chiama DES Monitor, che mi è stata suggerita dall'amico Pasquale, che abbraccio e ringrazio perché è veramente carinissimo e ci sta dando tantissimo supporto anche sul canale, e vediamo insieme come si è comportato, come si sta comportando l'impianto solare nel mese di marzo in questo periodo. Andiamo! Sandro, Sandro, Sandro Cicali, Sandro, Sandro, Sandro Cicali.
entriamo nella applicazione DES Monitor, DESS Monitor, che è associabile appunto al nostro device, alla nostra antenna Wi-Fi. Questa procedura mi è stata spiegata ovviamente da chi l'ha già sperimentata e chi la sta utilizzando da tempo, perché come ben sapete io non sono un grande smanettatore di queste applicazioni, ma devo dire sinceramente funziona. Ringrazio tutti gli amici e in particolare l'amico Pasquale che mi ha appunto fatto vedere il funzionamento di come si apre anche questo semplicemente dal vostro browser, semplicemente aprendo un semplice browser, entrando nel portale DES Monitor appare un QR code, lo inquadriamo con l'applicazione aperta del nostro cellulare e si apre magicamente questa schermata che va a comunicare praticamente con la nostra applicazione. È una copia dell'applicazione che vedete sul cellulare, ma l'abbiamo in versione desktop, quindi in questo caso l'abbiamo sul computer. In questo momento abbiamo una produzione di 53 watt dai pannelli con un consumo delle batterie di 109 watt a fronte di 149 watt nell'abitazione. Consideriamo l'orario di questo video. Siamo alle 8:35 della mattina, il sole ovviamente sui miei pannelli non è presente assolutamente, comincia diciamo a rendere la produzione intorno alle 9:30, alle 10 della mattina. Ma questa è la produzione odierna. Allora, in questi giorni fortunatamente ci sono stati 2-3-4 giorni di giornate abbastanza soleggiate e abbiamo raggiunto, diciamo, la produzione che l'impianto può riuscire a sviluppare. Come potete vedere, ogni tanto si aggiorna, quindi dopo un tot di secondi l'applicazione si aggiorna. In questa schermata qua vediamo ovviamente tutto il nostro impianto fotovoltaico, quindi il device che è il cuore che gestisce tutto, e se noi clicchiamo sopra si apre questa finestra con, diciamo, una parte di parametri: off-grid mode, DC mode, temperature, output priority, SBU, charge, source, priority, con only solar. Vedete? Questi sono, diciamo, dei valori, diciamo, di base, che poi andremo ad approfondire con più calma all'interno poi dell'applicazione. Se andiamo ad aprire il gestore vediamo appunto 251 volt l'uscita in questo momento del gestore, che non, fortunatamente non viene utilizzata, ma vedete qui abbiamo veramente la tensione piuttosto alta, la frequenza e 0 ovviamente watt, quindi non stiamo prelevando niente ormai da qualche giorno. Andiamo sui pannelli. I pannelli abbiamo in questo momento circa 167 volt. Come ben sapete non c'è per niente il sole sui pannelli in questo momento, ma nonostante tutto la tensione minima l'abbiamo già raggiunta, i 167 volt. Vi ricordo che questo inverter parte da 120 volt se abbiamo le batterie connesse, se non abbiamo le batterie parte da 150 volt. Quindi anche se non avessimo avuto le batterie, in questo caso la macchina entrava già in produzione, ovviamente con una produzione misera, 53 watt, e come potete vedere appunto l'apporto di ampere è di 0,2. Andiamo alle batterie. Le batterie sono a 52,2, si stanno scaricando di 2,1 ampere e tutto qua, non c'è altro. Come potete vedere abbiamo il voltaggio della batteria, che è la cosa poi fondamentale, perché noi dobbiamo sempre guardare la tensione, non dobbiamo guardare il SOC o tanti altri ammennicoli, guardiamo la tensione da 51 a 54, questa è la tensione. E la casa che ovviamente sta assorbendo, e come potete vedere qui abbiamo i 230 volt regolari con una frequenza di 50 Hz a fronte di una rete che invece ne eroga 251, ma che non viene utilizzata perché stiamo utilizzando la tensione prodotta dall'inverter. La percentuale, vedete, 207 watt in questo momento di consumo e il 4% di uscita. Questo, diciamo, è il riepilogo, diciamo, visivo a colpo d'occhio dell'impianto, e quindi quando vediamo questa riga completamente spenta abbiamo il contatore spento, vedete la spia rossa accesa. Ma andiamo un po' più nello specifico, entriamo in chart e in chart vediamo attualmente il grafico della produzione attuale.
Come potete vedere, siamo in batteria e adesso questa riga arancione è la produzione dei pannelli che man mano sta iniziando a salire. Alle 5:53 della mattina i pannelli si sono già attivati. Ovviamente non hanno avuto produzione e qui la tensione tende a salire, poi crolla improvvisamente perché raggiunge, diciamo, i famosi 120, ma non riesce a mantenere un flusso di ampere e quindi crolla fino a che non comincia a risalire. E circa un'ora dopo, dalle 5:53 alle 6:38, circa quasi un'ora dopo, i pannelli iniziano a produrre qualcosina, ovviamente 0,022. Vedete? Qui abbiamo 20 watt, 30 watt, 36 watt, vedete? E qui piano piano la produzione inizia leggermente a salire. Anche qui siamo nell'orario grosso modo di quando stiamo registrando questo video e siamo intorno ai 50 watt. La linea rossa è il load power, quindi la produzione dell'inverter. Vedete, queste righe che seguiamo sono i consumi e poi vi spiegherò che cosa sono. Qui partiamo dalla mezzanotte fino alle 8:40 di questa mattina. E qui sulla linea gialla abbiamo appunto i prelievi in relazione speculari, come potete vedere, è una linea speculare, è un grafico speculare, i prelievi alle batterie. Questo sali e scendi, questo sali in questo momento fino alle 1 di notte è, diciamo, il televisore, qualche computer acceso, io che sto magari rispondendo ad alcune mail. Questi sono, diciamo, i consumi. Poi probabilmente in questo orario qui, intorno alle 1:30, sono andato a letto e non c'era più niente acceso, tranne questi 40 watt. 40 watt che non sono altro che il consumo dell'UPS che mantiene praticamente la linea del modem wifi e le alimentazioni dei computer costantemente sotto tensione, sotto UPS. E questo consumo di 40-50 watt è proprio lui. In questo momento, vedete qui, alle 2 della notte abbiamo un consumo maggiore e questo è il frigorifero che parte, sta acceso per un determinato numero di minuti e poi si rispegne. Qui nuovamente riparte e qui abbiamo, vedete, questi picchi che sono praticamente i consumi del frigorifero: 80 watt, 40, ritorniamo a 80-90 watt e poi ritorniamo a 40-50. Fino ad arrivare alle 7 della mattina, dove abbiamo i consumi più importanti, quindi il forno a microonde, la macchinetta del caffè, la mia signora che si sveglia prima di me e si prepara la colazione, che accende un po' di tutto, quindi accende la macchina del caffè, accende il microonde, piccoli elettrodomestici che però, vedete, vanno ad impattare su questo consumo fino al momento in cui sto registrando questo video. Se noi andiamo a prelevare e scorrendo su questa parte qui andiamo a vedere la data precedente, il giorno prima, andiamo a vedere il grafico di una giornata, diciamo, tipo di marzo del 2024. Qui, come potete vedere, abbiamo i famosi picchi della mattina, quindi la colazione, tutti i vari piccoli elettrodomestici e la produzione solare che poi inizia a generare energia intorno alle 9:25. Qui abbiamo 140 watt, 280, 350, 500 e qui, come potete vedere, di pari passo anche la batteria inizia a caricarsi fino ad arrivare a dei picchi importanti da 1 kW, 1 kW e 2, 1 kW e 100, 1 kW e 7. Come potete vedere, questa è la produzione, diciamo, di questa giornata. Sono molte di più le ore notturne che le ore di sole, la proporzione è veramente quasi meno di un terzo, quindi è molto meno il tempo che abbiamo in questo momento, in questo periodo dell'anno, di produzione solare rispetto al consumo notturno. Però, come potete vedere, non abbiamo la linea grid, cioè non abbiamo la linea del gestore, perché anche in questo caso qui la macchina ha lavorato sempre con le batterie. Se andiamo nel giorno precedente, vediamo delle differenze.
il giorno precedente abbiamo la linea verde Grid Power. Questo è il gestore. Come potete vedere, nel giorno precedente abbiamo avuto momenti di nuvole e momenti di sole. Vedete questi picchi dove i pannelli non producono più niente e poi ritornano a produrre? Questi sono i picchi dovuti dal maltempo, dalle nuvole. E in questo caso qui il gestore ha lavorato in pari passo con l'impianto fino al momento in cui i pannelli hanno permesso lo sgancio, e vedete la linea verde si è fermata e ha continuato a lavorare con i pannelli. Se andiamo al giorno precedente, e anche in questo giorno qui vedete giornata completamente nuvolosa, infatti non abbiamo generazione dai pannelli, vedete la linea arancione è praticamente a zero. Andiamo al giorno precedente ancora, abbiamo diciamo un piccolo reintegro dei pannelli, ma veramente piccolo, che però è stato sufficiente a far sganciare il gestore in questo caso, che viene poi riagganciato la mattina dopo alle 7 di mattina, vedete, perché le batterie non erano sufficientemente cariche per sopperire a questi consumi. E via via nei giorni precedenti, vedete anche qui è entrato in soccorso il gestore. In questa giornata qui invece abbiamo avuto un'autonomia discreta, perché il gestore qui non c'è, perché probabilmente il giorno prima avevamo avuto un po' di generazione fotovoltaica che aveva ricaricato le batterie, e quindi un giorno di autonomia senza sole ce lo siamo potuto permettere con questo impianto fino alle 2 di notte del giorno dopo. E via via a scorrere tutti i giorni del mese con picchi di produzione fotovoltaica piuttosto bassi, ma comunque significativi per permetterci di avere un discreto off-grid. E ritornando al giorno di oggi, ecco, vedete che i pannelli stanno iniziando a produrre qualcosina. Possiamo andare a vedere ovviamente il mese. Nel mese attuale, vedete, ci sono stati praticamente pochissimi giorni di produzione. Mese di marzo, nel primo di marzo l'impianto ha prodotto mezzo kilowatt, il 2 di marzo 2,6 kilowatt, ma il terzo giorno ha prodotto 800 watt, quindi neanche un kilowatt, e via via a salire fino a momenti diciamo di produzione un po' più normale, 5,7 kilowatt, 5,5 kilowatt il 13 di marzo, 5 kilowatt il 14. Poi ritorna il maltempo, altri 4 giorni di maltempo, fino al giorno praticamente di 2 giorni fa, il 19 di marzo, 6 kW 490, 6 kW e 717. Questi sono valori che tendenzialmente aumenteranno notevolmente con il passare dei giorni. E qui abbiamo la produzione dall'inizio dell'anno. Quindi il mese di gennaio ha prodotto 79,619 kW, il mese di febbraio 84,823 kW, il mese di marzo in corso con 62, che ovviamente avrà una tendenza maggiore rispetto ai mesi precedenti. Se qui andiamo a fare un'analisi, vedete, qui abbiamo il comparto batterie e questa è l'analisi della scarica delle batterie. Vedete qui la scarica e qui la curva di carica sulla linea zero. Abbiamo sempre un continuo lavoro di batteria, un po' di scarica e un po' di carica, e qui ovviamente ci fermiamo perché siamo praticamente nel giorno della registrazione di questo video. E qui abbiamo tutte le tabelle di passaggio e di funzionamento delle macchine e tutti gli allarmi, che ovviamente non ci sono per fortuna. Gli unici allarmi che compaiono giornalmente su questa macchina sono gli allarmi di bassa tensione dei pannelli, cioè quando i pannelli arrivano a fine giornata non riescono più a connettersi con l'inverter e l'inverter tira fuori il famoso allarme 06, che sta a significare bassa tensione dei pannelli. È un allarme diciamo di informazione. Andando su queste tabelle nella parte superiore andiamo a tutti i settaggi che devono essere ovviamente controllati. Questi settaggi qui sono tutti non visibili in questo momento, ma se vogliamo renderli visibili, se vogliamo andare a vedere ad esempio il bulk charging voltage di queste batterie, andiamo a fare READ
e lui andrà a cercare il valore che io ho impostato, 54,2. Vogliamo vedere il floating? Andiamo a vedere e vediamo 54 di flottaggio. Questo 54 è ancora un po' alto, però man mano che ci avviciniamo all'estate verrà abbassato a 53,7, 53,8. L'ho tenuto un po' più alto perché avendo meno ore di sole e meno potenza solare, in inverno si tende a farlo salire un po' di più per sfruttare quel poco in più che riusciamo a tirar fuori dai pannelli. Qui abbiamo praticamente tutti i settaggi che servono al nostro impianto. Se noi andiamo a vedere appunto l'apporto di batterie in questo momento, cosa stanno dando le nostre batterie, 2,8 ampere, se andiamo ad aprire e infatti vediamo che la batteria 1 sta dando 1,6 ampere e la batteria 2 sta dando 1,17 ampere. Quindi siamo dentro praticamente al consumo normale. Vedete, abbiamo degli scompensi anche di SOC, questa qui 67% e l'altra 52%, ma le tensioni sono identiche, quindi io questo qua non lo guardo mai, perché è ovvio, dopo un certo tot di cicli tende a modificarsi, ma in realtà le batterie lavorano in perfetta sinergia l'una con l'altra, quindi le batterie si basano sempre sulla tensione, non andiamo a fruzzicare, diciamo, cose che non ci spettano. Le celle sono perfettamente bilanciate, 3,27 la prima batteria, 3,27 la seconda batteria, quindi veramente non abbiamo assolutamente nessun problema. Questo è il funzionamamento attuale e l'SOH, lo stato di salute delle celle, è sempre al 100%, quindi non abbiamo problemi. Poi presto vedrete anche un altro piccolo esempio di come mantenere in maniera sana e corretta le nostre celle litio ferro fosfato per evitare appunto di fare danni importanti. Perché credetemi, ci sono persone che continuano imperterrite a mettere dei settaggi che non stanno né in cielo né in terra. Rientriamo velocemente e poi ci salutiamo. Questo è quello che accade giornalmente, il funzionamento regolare di un impianto fotovoltaico off-grid fai da te. Questo deve essere la linearità dei nostri progetti, della nostra indipendenza energetica, fin dove possiamo arrivare, come sempre appunto vi dico. Quindi cosa dirvi di più? Vi ringrazio per aver seguito anche questo video, ovviamente la prossima settimana arriveranno altre chicchine, altri impianti sistemati, costruiti, funzionanti, grazie anche all'assistenza del sottoscritto, che saranno presentati sul canale con importanti, diciamo, sistemazioni e con tanta tanta buona volontà. Un grande capolavoro di tante persone che si stanno dando da fare in maniera veramente semplice, tranquilla e con consapevolezza che ragioniamo sempre di energia elettrica. Quindi state attenti, fate le cose che devono essere fatte, non fate calcoli così a caso. Dobbiamo essere precisi su determinate cose. Una volta stabilita la tabella di quello che possiamo e non possiamo fare, tutto il resto sarà in discesa, sarà estremamente semplice, ma sempre con la consapevolezza che non possiamo scherzare con determinate situazioni. Cosa vi devo dire? Vi ringrazio come sempre e come sempre like e condividi, iscrivetevi al canale, l'iscrizione non vi costa niente, non vi cambia la vita, ma cambia la vita a questo canale. Ciao!